Un saluto a tutti gli amici di Android Geek. Oggi finalmente recensiremo il Sony Ericsson Xperia Mini Pro, prodotto uscito sul mercato da circa 10 giorni al costo di 279 euro. È una soluzione che principalmente si rivolge a tutti gli amanti della tastiera fisica QWERTY, ma che vogliono anche buone performance, ma soprattutto tascabilità. Il corpo infatti è molto contenuto, abbiamo una lunghezza di 92 mm, larghezza di 53 e 18 di spessore. Il peso è di 136 grammi, quindi un po' nella media. Lo spessore, essere sinceri, è un pochino elevato, 18 mm non sono proprio pochi, però questo non rappresenta un problema, non è un ingombro, perché di fatto il device è piccolissimo. Ve lo faccio sempre vedere in comparazione con un pacchetto di Goliath, praticamente sono identici. A livello di costruzione abbiamo una buonissima qualità delle plastiche, un sistema slide che regge, che non soffre né di scricchiolini né di giochi strani, quindi un prodotto ben assemblato. Guardiamo un pochino meglio, abbiamo sulla destra il bilanciere del volume e il tasto per scattare le fotografie. Sulla parte superiore abbiamo il pulsante accensione e spegnimento, la porta micro USB e il jack per inserire le cuffie. Sugli altri due lati, pulito. Sul retro abbiamo un altoparlante posteriore, la scritta Xperia, la fotocamera 5 MP con flash LED, autofocus e capacità di registrare video a 720p, quindi HDRD. Davanti abbiamo il sensore di prossimità, di luminosità, l'altoparlante anteriore, scusate, il LED di stato e la cam VGA per effettuare video chat. Uno schermo da 3 pollici, quindi 480x320 pixel a livello di risoluzione, 16 milioni di colori, touchscreen di tipo capacitivo molto molto reattivo, preciso e sensibile, ma soprattutto abbiamo un display di tipo reality, ossia integra la tecnologia Mobile Bravia Engine di Sony, che consente una buonissima definizione, ma soprattutto una resa di colori molto tendenti al naturale. Faccio vedere un piccolo esempio. Come vedete, i colori sono veramente molto, da un certo punto di vista, luminosi, vibranti, però molto tendenti al naturale. Quindi nessun, diciamo, super AMOLED che magari può dare anche fastidio per i colori accesi. Qui abbiamo una tendenza, diciamo, dei colori molto molto fedele al naturale. Bravia Mobile, che praticamente quindi si esalta in ambito foto, ma soprattutto video. Infatti, in caso di piccoli difetti video, comunque bassa definizione, il Bravia Mobile Engine interviene e corregge e migliora l'immagine, la qualità. Poi abbiamo sotto i due tasti Soft Touch, Back e Menu, abbiamo un pulsante fisico Home, non abbiamo invece il pulsante ricerca, nemmeno nella tastiera fisica. Però questo in realtà non rappresenta assolutamente un problema, perché tutti sanno che uno dei vantaggi principali della tastiera fisica è il fatto che in qualsiasi momento noi possiamo aprire la tastiera, lo slide, cominciare a scrivere qualcosa, e questo, diciamo, verrà direttamente ricercata all'interno del web o anche all'interno del telefono, quindi nessuna mancanza. Per quanto riguarda la tastiera fisica, è davvero eccezionale. Abbiamo 4 linee di tasti con tutti i tasti separati tra di loro, un'ottima, diciamo, sensazione tattile, perché comunque i tasti sono rivestiti in gomma, ed è veramente molto molto performante come tastiera, veramente eccezionale. Poi comunque la vedremo un pochino meglio durante la recensione. All'interno del prodotto abbiamo sia il chipset e il Qualcomm Snapdragon MSM8225, che è il processore Scorpion da 1 GHz, il più veloce processore di classe ARMv7 tra i single core. Abbiamo una GPU dedicata Adreno 205, che già ben figurava su device con risoluzione più elevata. Qui abbiamo prestazioni grafiche praticamente raddoppiate, proprio perché la risoluzione da gestire è inferiore. Al tempo stesso abbiamo 512 MB di memoria RAM, che si sono rivelati comunque più che ottimi per gestire il sistema in maniera fluida, veloce, senza impuntamenti, anche in presenza di tanti servizi attivi o applicazioni in esecuzione in background. A livello di memoria interna abbiamo 1 GB di memoria ROM, però soltanto circa 300-330 MB disponibile all'installazione di applicazioni.
Nel mio caso io ho installato molte applicazioni, ho soltanto 167 MB, però circa 300 sono quelle effettivamente disponibili al primo avvio. La microSD in dotazione da 2 GB io l'ho inserito con un 8 personale. A livello di software abbiamo Android in versione 2.3.3 Gingerbread, quindi una versione recente. La 2.3.4 arriverà in ottobre con diverse funzionalità a livello software. Ma soprattutto abbiamo l'interfaccia passeggiata da Sony Ericsson, che è veramente molto molto interessante. Infatti non abbiamo più quella interfaccia un pochino castrata del Sony Ericsson Xperia X10 Mini o X8, ma abbiamo un'interfaccia più avanzata, quindi possiamo inserire più widget per schermata, mischiarli con applicazioni, quindi icone, cosa appunto che non era fattibile su X10 Mini. Quindi un'interfaccia più simile a quella classica di Android, anzi di fatto è proprio identica, soltanto che Sony Ericsson ha pensato bene di personalizzare ulteriormente questa UI per permettere l'utilizzo più comodo e veloce del device con una sola mano. Infatti lo ha fatto implementando questi quattro angoli personalizzabili, dove noi possiamo inserire tutte le applicazioni che vogliamo, 4 per angolo, quindi 16 in totale, e quindi possiamo più velocemente richiamare le applicazioni che maggiormente utilizziamo. Quindi da qualsiasi schermata, esempio da questa schermata centrale, posso spostarmi in questa e posso ancora andare sul market. Quindi veramente molto molto comodo, a meno che ovviamente non riempiamo la pagina, la schermata di widget, e quindi gli angoli, diciamo, scompaiono. Però è un'interfaccia davvero intelligente. Poi abbiamo la possibilità di ovviamente visualizzare tutte le applicazioni del drawer, si scorre in maniera verticale, sarà possibile decidere come disporre le applicazioni, come visualizzarle, possiamo anche decidere di spostare le applicazioni oppure rimuovere in maniera molto veloce. Un pinch to zoom richiamerà tutte le i widget presenti sulla nostra grafica, sulla nostra home, e ha questo effetto molto carino, molto simpatico, dei widget che assomigliano un pochino a delle nuvole che fluttuano nell'aria, nel cielo, e basterà poi praticamente toccare uno dei widget per andare proprio nella schermata in cui è posizionato il widget stesso. Ovviamente abbiamo molti widget che possiamo inserire, quindi per personalizzare la nostra grafica, la nostra home. Abbiamo sia widget pulsanti, sia quelli dedicati alle singole funzionalità di sistema, quindi per disattivare, attivare GPS, Bluetooth, Wi-Fi, quello che vogliamo. Poi abbiamo anche quello relativo al controllo dati, per controllare e tenere sotto d'occhio il nostro piano dati, quindi il consumo del traffico. Abbiamo anche Digital Envio, in pratica un widget che ci consente, appena cominciamo a digitare, di poter condividere, diciamo, il testo in una mail, in un messaggio, su Google, insomma fare qualsiasi cosa, condividere, quindi copiarla e anche ricercarla. Quindi molto simpatica, ma soprattutto utile. Vediamo anche altri. Abbiamo ad esempio il lettore musicale, vabbè, praticamente presente in tutti i device Android, molto curato a livello estetico. Quando trasciniamo, diciamo, un widget o un'icona nel cestino, c'è questa animazione molto simpatica. Abbiamo ovviamente dei widget come Moxer Pro, che in pratica è un servizio di gestione di mail di tipo Exchange. Insomma, abbiamo tantissimi widget, ad esempio orologi, calendari, video, YouTube, insomma un po' tutto. Comunque vediamo magari proprio quelli inseriti sulla home. Abbiamo questo esempio, che è quella relativa a foto-video, che è un pochino simile a quella di Honeycomb, con cui possiamo scorrere appunto le foto e i video e quindi entrare nella galleria. Possiamo anche vedere il widget nel medio, semplice ma molto bello, molto funzionale. Abbiamo anche il widget relativo, diciamo, all'accesso rapido alle applicazioni multimediali, ad esempio possiamo andare velocemente nella musica, oppure all'interno della galleria delle foto, oppure quella dei video. Abbiamo anche, diciamo, il widget che ci consiglia un po' le applicazioni del market, in
questo caso è avviato in pratica PlayNow. PlayNow è un'applicazione che ci consente di scaricare suonerie, sfondi, giochi, insomma, per personalizzare ulteriormente il nostro Xperia. Abbiamo il widget del servizio Creosity, che è un'applicazione che ci consente di acquistare o noleggiare film ad alta definizione. Poi per questo Creosity in realtà vi faremo, diciamo, un focus a parte per mostrarvi un po' come funziona e come acquistare eventualmente i film. Vediamo un po', qui sta aggiornando, magari lasciamo proprio aggiornare e vediamo come si comporta mentre facciamo altro. Abbiamo anche il widget di Timescape. Timescape è un aggregatore di tanti servizi, possiamo visualizzare tanti servizi, come possiamo vedere, ad esempio, tutte le chiamate che riceviamo, i messaggi, le attività Facebook, gli SMS, le mail di Exchange oppure di Twitter. Quindi comunque possiamo radunare tutto qui e quindi verificare in maniera molto più veloce. Inoltre, Timescape è ulteriormente estendibile, infatti è possibile, diciamo, integrare nuove funzioni. Ad esempio, vi faccio vedere, possiamo ad esempio integrare e visualizzare in Timescape le foto, la musica, le mail di Gmail, Foursquare o anche ad esempio Picasa, quindi comunque molto utile, Google Reader, insomma un widget veramente molto un widget, un servizio veramente molto utile. Dicevo appunto il servizio Creosity, vediamo se riusciamo ad aprirlo. In pratica sta ancora caricando, vediamo, facciamo scaricare. Vediamo se praticamente sta facendo un po' di bizza proprio in questo momento in cui devo fare la recensione. Magari, vabbè, ci torniamo dopo. Guardiamo magari la funzionalità di fotocamera con qualche funzionalità, diciamo, avanzata che può interessare l'utente. Abbiamo una fotocamera quindi da 5 megapixel con possibilità di scegliere scene. Abbiamo un'interessante possibilità di settare l'autoriconoscimento delle scene, quindi se noi siamo ad esempio di notte si autosetterà per foto e video notturne, oppure in caso di macro si setterà in modalità macro, in questo in maniera automatica. Ovviamente questo funziona anche nei video. Ovviamente possiamo anche sceglierle in maniera manuale. Inoltre faccio notare come sui video e nelle foto è presente lo stabilizzatore. Questo consente di evitare foto mosse oppure, diciamo, dei video con dei tremolii, quindi molto molto utile. Vediamo appunto qualche applicazione, scusate, qualche foto scattata. Ad esempio questa, la qualità è molto molto buona, come vedete i colori sul display reality vengono davvero esaltati, molto molto naturali. Volevo farvi vedere una foto, diciamo, scattata in notturna, o meglio col flash. Come vedete, abbiamo un'ottima qualità anche in caso di, diciamo, luci basse. Però faccio notare una piccola cosa che forse potrebbe dare fastidio, ossia il flash non è proprio un vero flash, ma è un illuminatore, almeno così Sony Ericsson lo chiama. Io personalmente lo chiamo semplicemente torcia. In pratica, quando andrete a fare lo scatto, il LED si accenderà e resterà acceso per tutta la durata della scena. Poi, quando voi andrete appunto a scattare la foto, si spegnerà. E questo, diciamo che se da una parte comunque è molto buono perché in pratica la qualità c'è, insomma, è molto buona, però allo stesso tempo tende un po' a rendere l'oggetto, diciamo, acquisito, quindi magari la foto acquisita un po' con tonalità del verde e giallo. Ad esempio questo è un posacenere, come vedete ha un po' un verdognolo, ossia una sorta di giallo verde come tonalità di colore, quando invece è in pratica marrone, marrone chiaro, quindi una bella differenza. Comunque la fotocamera fa buone foto, vediamo anche magari qualche altra foto. Ovviamente pinch to zoom presente sulla galleria. Abbiamo
anche delle buone macro, vedete, comunque molto molto buona. Ovviamente i video sono a 720p, magari ne vediamo una fatta magari all'interno della casa, così variamo un pochino, non sempre all'esterno. E i video sono abbastanza fluidi, anzi devo dire che sono fluidi. Stoppiamo, torniamo magari al servizio Criosity, vediamo se riesce a far partire magari un video, perché volevo mostrarvi come è buona la qualità, diciamo, dello schermo, quindi la resa a schermo, diciamo, dei film. Ecco, pare che adesso funziona. Vediamo. Un film di Adam Sandler, in pratica, che a mio avviso è molto bello, è molto simpatico, molto divertente, quindi vi consiglio a tutti. Ecco, me o lei, perché sto cominciando a rompermi. Mi chiamo Lucy. Harry Roth. L'unico problema era che... Buongiorno. Che cosa succede? Circa un anno fa Lucy ha avuto un terribile incidente d'auto. Ha perso la memoria a breve termine. Che lei il giorno dopo non lo avrebbe riconosciuto. Non ti ricordi di me nemmeno un po'? Quindi in ogni caso, come vedete, la resa dei filmati è veramente eccezionale, proprio perché il Bravia Mobile si esalta in caso di video e foto, però ripeto, in caso di video anche di bassa qualità, il Bravia Mobile Engine interviene e corregge e migliora la qualità effettiva di immagini e dei video. Poi passiamo magari proprio a vedere qualche applicazione che c'è. Ad esempio, abbiamo di quelle preinstallate, in pratica abbiamo TrackID che ci consente di riconoscere tracce audio, quindi la musica un po' come Shazam. Wise Pilot, insomma, una sorta di GPS, o meglio, è un'applicazione GPS. Abbiamo la possibilità di vedere la musica e i video caricati dai nostri amici su Facebook. Abbiamo Adobe Reader per leggere documenti PDF, così touch, come Touch Note per scrivere, diciamo, delle note. Neo Reader in pratica è un barcode scanner. Applicazioni che in pratica ci consigliano applicazioni o giochi da scaricare, Office Suite che ci consente di visualizzare i documenti Office, quindi Doc, Excel, quello che vogliamo. Sono presenti alcuni giochi della PopCap, tra cui Piante vs Zombie, mi pare, quindi già precaricati. Ovviamente abbiamo, come abbiamo visto, Play Now, dove sarà possibile, ripeto, scaricare giochini o musiche, sfondi, insomma tutto quello che vogliamo per presenziare il nostro smartphone. Abbiamo alcune applicazioni in realtà già preinstallate, però presenti, mi pare, sulla micro SD, infatti sono disinstallabili, come Kumin Zoom, WhatsApp, gli antivirus Virus Scan, che a mio avviso non è così utile, almeno secondo me, poi fate quello che volete. E queste sono molte quindi applicazioni preinstallate sul device. Adesso possiamo vedere la navigazione web, altro punto di forza del device. Apriamo la nostra tastiera fisica e basterà iniziare a scrivere il nostro sito web per essere, diciamo, captato dalla ricerca universale. Ed in un lampo saremo appunto pronti a navigare sulla pagina web. Quindi navigazione web molto buona, quindi vedete, veramente fluida, possibilità di fare pinch to zoom altrettanto liscio e fluido. Ovviamente supporto ai video in flash, in quanto il processore Scorpio riesce tranquillamente a gestire questo tipo di contenuti. Ne vediamo proprio uno, magari la recensione del Optimus 3D. Caricamenti molto rapidi, ovviamente siamo anche sotto rete wifi.
un saluto agli amici di Andre Tic. Oggi abbiamo il piacere di recensire uno dei prodotti più particolari lanciati in questo 2011, ossia LG Optimus 3D, primo smartphone a debuttare sul mercato con la schermo. Quindi, controllo di flash, come si può osservare, gestiti tranquillamente. Andiamo magari proprio sul sito del Corriere dello Sport. Anche qui vedete come è possibile passare da una pagina web all'altra molto velocemente digitando sulla tastiera. Sito del Corriere dello Sport, che come sempre ricordo essere molto pesante in quanto ha molti contenuti in flash, sia banner in flash, pubblicità in flash, anteprima di video in flash, insomma un sito pesantuccio. Vediamo appunto magari come si comporta, ma dico subito che si comporta veramente bene. Quindi diciamo a livello di rendering siamo messi veramente bene. La resa quindi è molto buona, vedete lo scrolling è fluidissimo, così come il pinch to zoom. Vediamo magari pure qui un video in flash. Ce n'è chiaramente, sarà una serata molto difficile, mi auguro un 1-1, darebbe uno slancio, una forza anche per proseguo di questo girone, che è un girone veramente tremendo, un occhio a questa azione. Quindi come si può appunto osservare, il processore da 1 GHz riesce tranquillamente a gestire velocemente il flash 10.3 senza nessun problema. Passiamo magari anche al lato diciamo ludico, magari vediamo qualche gioco particolarmente complesso, ad esempio Samurai 2. E qui la parte del leone lo fa la GPU Adreno 205, che riesce a gestire tranquillamente il gioco in maniera fluida. Quindi usciamo, vediamo comunque come si può appunto osservare, la grafica è fluida, diciamo i controlli rispondono molto bene perché il touchscreen è molto molto sensibile. Magari vediamo anche Let's Golf 2. Così possiamo ammirare ancora una volta diciamo la resa del display reality. Come vedete il filmato introduttivo è molto bello. Skippiamo, quindi facciamo una piccola partita veloce.
anche qui la grafica è molto bella, molto fluida, pienamente giocabile, e i controlli rispondono molto bene. Quindi Xperia Mini Pro, che consente davvero anche un'ottima, diciamo, un ottimo svago. Ci sono giochi 3D complessi che vengono gestiti tranquillamente bene. Usciamo dal gioco, vediamo se ce la facciamo. Magari andiamo col tasto home. Volevo far sentire un po' la qualità dell'audio, anche se comunque penso si è sentita anche dal video del film, del trailer, oppure anche dai giochi appena visti. Vediamo appunto una canzone già precaricata da Sony Ericsson. Quindi qualità veramente molto buona, volume anche alto. Vediamo anche magari in ottica, diciamo, telefonata. Facciamo il 414, quindi mettiamo in viva voce. Benvenuto in Vodafone. Con questo servizio potrà conoscere il suo traffico disponibile ed avere informazioni sulle offerte attive sul suo numero di cellulare. Quindi anche, diciamo, in conversazioni, diciamo in viva voce, l'audio è molto buono, molto pulito e piuttosto forte, così come anche nelle conversazioni. Però purtroppo c'è una piccola pecca che bisogna segnalare, ossia la ricezione, che non è proprio eccezionale. Solitamente io a casa mia riesco a prendere dalle 3 anche quasi sempre 4 tacche, qui ho 1-2 tacche, ma non è tanto questo il problema. Il punto è che ho notato che più di una volta, abbastanza spesso, ha qualche problemino proprio di ricezione del campo, quindi tanto che appare l'iconcina come per dire rete non disponibile. Ovviamente parliamo di frazioni di secondo, quindi comunque non c'è nessun pericolo di perdere sms o chiamate, però è un comportamento un pochino anomalo che può dare fastidio. Ovviamente si augura che con il prossimo aggiornamento a Gingerbread, oltre al sistema operativo, Sony Ericsson magari aggiorni anche il software radio e sistemi sempre questo problemino, che un po' è fastidioso. Detto questo, quindi Sony Ericsson Xperia Mini Pro è comunque un prodotto che a noi è piaciuto veramente tanto. È molto piccolino, tascabile, è veramente potente, quindi riesce comunque a gestire aggiornamenti tutte le tipi di applicazioni, quindi dai giochi per lo svago alla navigazione web con tanto di contenuti in flash, l'utilizzo, diciamo, nel terminale, quindi a livello anche di semplice interazione con l'interfaccia è molto piacevole e quindi molto prestante. La batteria comunque riesce ad arrivare a fine giornata, quindi un prodotto veramente è molto buono. Poi anche il display Rialdi, che fa il suo figurone, e soprattutto ha una tessera fisica veramente eccezionale, perché una volta che prenderete la mano cioè veramente digiterete in maniera super veloce e poi veramente, ripeto, molto molto comoda. Quindi chi cerca un prodotto estremamente pratico, con ottima potenza, ora le tascabilità, il Sony Ericsson Xperia Mini Pro è sicuramente uno dei device più interessanti attualmente disponibili sul panorama Android, quindi sul mercato. C'è questo piccolo problemino della radio, quindi della radio, ossia del software radio, che qualche volta non capta bene, diciamo, il segnale, però speriamo che venga risolto. Prima di salutarvi, in ogni caso volevamo segnalare il fatto che noi comunque effettueremo diversi focus su Xperia Mini Pro, però se voi avete delle richieste, quindi volete magari dei test benchmark, comunque volete vedere alcuni giochi precisamente, o anche volete che un focus sulle foto, sui video, insomma qualsiasi cosa, potete scriverlo sul nostro blog, quindi sui commenti, e noi poi quindi cercheremo di soddisfarvi con diversi focus più o meno approfonditi, insomma saremo, diciamo, al vostro servizio. E con questo è tutto, quindi vi rimando al blog androidgeek.it. un saluto da Matteo, ciao.